Nonostante il calo degli utili registrato nel 2010 e comunicato proprio in questi primi mesi del 2011, in queste ultime settimane per la precisione da parte di numerosi istituti di credito italiano, bene, molti di questi hanno comunque deciso di distribuire un dividendo ai propri azionisti. Angela Merescullica, come si piega questa scelta che, come dire, a prima vista potrebbe addirittura sembrare illogica, contraddittoria? Beh, diciamo che prima della crisi i dividendi venivano regolarmente distribuiti agli azionisti, erano anche degli dividendi abbastanza consistenti, anche perché gli utili delle banche erano degli utili consistenti. Con la crisi ci si è fermati, le banche si sono fermate nella distribuzione dei dividendi, soprattutto nel periodo in cui c'è stata la maggiore crisi di liquidità nel sistema bancario, e quindi lì i dividendi non sono stati distribuiti. Adesso si è ripreso, ma si è ripreso con importi inferiori a quelli prima della crisi. Nel frattempo le banche hanno avviato numerose ristrutturazioni interne, hanno cercato di tagliare i costi, in ogni caso gli azionisti li hanno voluti comunque remunerare, anche se meno rispetto al periodo precedente. Adesso però il punto, diciamo, in cui si devono assolutamente indirizzare le banche è quello degli aumenti di capitale che sono richieste anche in vista di Basilea 3, che anche se sarà più avanti, però le banche si devono già preparare, sono spinte in questo dalla Banca d'Italia, per cui la politica di distribuzione di dividendi, comunque, se ci sarà, è una politica abbastanza contenuta. Ecco, questo non potrebbe, come dire, essere ulteriormente contraddittorio, Girardo, cioè, ovvero le banche che hanno registrato un calo degli utili nel 2010 hanno distribuito un dividendo e sono ricorse contemporaneamente alla richiesta di capitali ai propri azionisti, alcune anche in maniera cospicua? Perché come un Giano bifronte sono costretto a guardare con un occhio al passato ad azionisti che non hanno remunerato negli ultimi anni e dovevano dare un messaggio, insomma, per tirarli un po' su di morale. Dall'altro devono guardare davanti, cioè a Basilea 3, alle nuove regole che richiedono di avere spalle ben più larghe per sostenere la propria attività, e quindi si stanno preparando, secondo me, anche abbastanza per tempo e con operazioni, insomma, sollecitate ripetutamente dalla Banca d'Italia, ma necessarie. Quello che mi ha colpito delle ultime trimestrali delle banche è che una delle migliori sia stata registrata non da una banca commerciale, ma da una banca d'affari, Mediobanca. Se guardiamo poi dentro alle trimestrali delle altre banche, quelle che hanno dato, diciamo, un ritorno all'utile, le componenti che hanno dato un ritorno all'utile, sono più quelle finanziarie, trading sui titoli, corporate and investment banking, più che la parte, diciamo, di raccolta e di lavoro sui clienti. Anche perché le banche come quella di Zappate, insomma, le banche dirette, sono molto competitive su quel lato, e se le banche tradizionali non si inventano qualche cosa per recuperare, insomma, lì utili ne faranno molto pochi in futuro. Sì, qualche grande banca ha provato a inventarsi dei conti di deposito remunerati ad alcune condizioni, ma ci stanno provando, ma la concorrenza con loro è difficile. Sì. Sì, ma si parla tanto di banca ancorata al territorio e di ritorno proprio a cercare una raccolta diretta dal territorio, però il modello a cui si mira è il modello più forte anche a livello internazionale, è quello finanziario. Diceva di Mediobanca Girardo, Mediobanca che è stato uno dei migliori titoli della settimana, come avete potuto vedere nella striscia che scorre nella fascia bassa del vostro teleschermo, dove ci sono tutte le chiusure di venerdì, da cui si ripartirà domani mattina con le variazioni della settimana. Mediobanca ha fatto più 2,98, quasi il 3% di rialzo, e dicevamo è stato forse il miglior titolo a Piazza Affari, chiudendo a 7,75. Ma adesso andiamo a vedere con la nostra rubrica Top and Flop, realizzata in collaborazione con Borsa Expert, quali sono stati i titoli che nel corso dell'ultima settimana si sono distinti particolarmente in positivo e in negativo proprio a Piazza Affari. Sale al top Zucchi, dopo l'accordo fra una parte della famiglia e Gianluigi Buffon, il portiere della nazionale della Juventus, che è anche un grande investitore finanziario, mentre fa flop Coin, che ha visto passare di mano il pacchetto di controllo della società. Andiamo a vedere.
Settimana in forte rialzo per Zucchi, società specializzata in abbigliamento per la casa, che ha beneficiato dell'accordo fra gli azionisti di riferimento. In particolare una parte della famiglia Zucchi e il portiere della Juventus e della nazionale Gianluigi Buffon, azionisti di riferimento della società, hanno siglato un accordo per sottoscrivere un aumento di capitale da 6,7 milioni di euro, con l'impegno di anticipare anche un finanziamento di 5 milioni e mezzo di euro. Buffon diventerà così il più importante azionista privato di Zucchi. Una volta i portieri si tuffavano, ora scalano. Dopo mesi e mesi di trattative e indiscrezioni passano finalmente di mano i magazzini Coin insieme a OVS e UPIM. Piazza Affari però non festeggia, poiché il prezzo per azione dell'OPA obbligatoria che dovrà essere lanciata sul mercato è inferiore a quello delle ultime settimane. Nei grandi magazzini Coin, che sono stati protagonisti in questi anni di un riuscito processo di ristrutturazione guidato dall'amministratore delegato Stefano Beraldo, si vende proprio di tutto, dal lago alla pelliccia. Ora anche il pacchetto di controllo, più forniti di così. Allora, vediamo quali sono i migliori rialzi invece di tutto l'indice da inizio settimana. Zucchi è il quarto miglior rialzo, più 11,23%. Meglio di lui hanno fatto però Icon, oltre 20% di crescita, Seat Pagine Gialle Risparmio più 18,18%, Green Vision Ambiente più 11,40% e il quinto è CDC con un più 10,89%. Chi è andato peggio invece? Coin non è stato proprio il peggiore, ma il terzo peggiore, perché molto peggio di lui ha fatto Mayr Tecnimont meno 31,24%. Tassa perso poco più del 10%, Coin poco meno, Bolzoni meno 8,19% e Ascopiave meno 8,16%. E allora parliamo, visto che abbiamo avuto questo onore di presentarlo in anteprima assoluto di F, parliamo della copertina di F, il nuovo mensile che Cadorina ha creato per Brown Editore, che sarà in edicola, dicevamo, dal 24 maggio, ma che verrà distribuito in anteprima assoluta a Liti Forum il prossimo 19-20 maggio, mi raccomando. Non dimenticate questa data, la più importante manifestazione di risparmio e investimenti in Italia. Copertina dedicata, dicevamo, ai social network, le cui valutazioni di mercato hanno raggiunto, almeno sulla carta, prezzi, come dire, forse un po' fuori anche dalla logica. Cadorin, sono realmente giustificati questi prezzi o è lecito parlare anche in questo caso, come per le commodities, di buona speculativa? Potremmo fare una trasmissione, non basterebbe. Diciamo qualche flash anche raccolto tra, perché poi su questo argomento che in Italia non è ancora appassionante, ma in giro per il mondo, soprattutto in America, è molto molto dibattuto. Allora, flash. Qualcuno ha detto che condivido che una bolla speculativa, una bolla finanziaria, si presenta con le stesse caratteristiche di un boom. Cioè finché non scoppia non si può dire se era un boom o se si trattava di una bolla. Altri dicono, anche sempre autorevolissimi, che quando si parla tanto di bolla, poi è difficile che lo sia, normalmente le bolle arrivano e scoppiano, lasciano tutti in braghe di tela, quando si è nel pieno entusiasmo e nessuno pensa o parla di bolle. Quanto alle valutazioni delle società fondate da quei due ragazzi o quasi ex ragazzi molto invidiabili, abbiamo visto in copertina che sono il fondatore di Twitter e il fondatore di Facebook, probabilmente le valutazioni sono esagerate, però noi pubblichiamo un'analisi che diciamo, fa alcuni ragionamenti paragonando la bolla presunta di adesso con la bolla vera di qualche anno Internet fa. Internet 2000. Sì. Allora, un po' tutto è concentrato sulle singole società, mentre allora bastava che in una società si aggiungesse la parola Internet, in America soprattutto, ma poi anche in tutto il mondo, e immediatamente c'era una corsa alla sottoscrizione, anche quando i business non c'erano, i guadagni nemmeno. Poi anche allora, siccome le bolle si vedono anche molto alla base, allora c'era una grandissima raccolta, un grandissimo investimento di fondi che compravano piccole società. Questa volta, fino a questo momento, diciamo che è una bolla molto più selettiva, se si può parlare di bolla. Comunque è fuori di dubbio che valutazioni tipo 50, 70, 100 miliardi di dollari per Facebook sono assolutamente assurde, esagerate. Io non penso che ci arriverà mai. Le più importanti aziende americane, rimaniamo negli Stati Uniti, che negli ultimi due anni si sono concentrate soprattutto sulla riduzione del debito e sul risanamento dei bilanci, sembrano adesso essere tornate a orientarsi verso operazioni di fusione e acquisizione, quelle che vengono chiamate in inglese merger and acquisition, no? Oltre che di riacquisto di azioni proprie. Professor Bertella, in un contesto di questo tipo, per un risparmiatore è preferibile investire in un'azienda attraverso l'acquisto di azioni o di obbligazioni, a suo avviso? Ah, volevo un attimo brevissimamente raccontare questo fenomeno perché è interessante. Hanno ripreso in pieno fusioni e acquisizioni
anche perché non è più solo la crescita delle imprese nei settori, diciamo, a domanda più stazionaria, ma anche nei settori nuovi, che spesso viene attraverso acquisizioni. Basta pensare a quante imprese sta comprando Google o gli acquisti che ha fatto Microsoft, quindi società già consolidate. D'altra parte c'è questa tendenza a scambiare, in un certo senso, anche se finora in misura modesta, capitale proprio che viene reso agli azionisti con capitale che viene preso prestito sul mercato, anche perché i tassi sono bassi. Naturalmente il grosso rischio cos'è? Che più l'impresa si indebita e più rischia di andare su un rating peggiore, e quindi ci può essere un danno per gli obbligazionisti. Se questo avviene in maniera moderata, ci godono un pochino tutti. Grazie al professor Umberto Bertelè, che ricordiamo è il presidente della School of Management del Politecnico di Milano, per esserci tornato a trovare. Grazie ad Alfonso Zapata, CEO di Inch Direct Italia, la banca diretta del gruppo olandese presente in 50 paesi e che ha appena festeggiato i 10 anni. L'augurio, cosa possiamo dire? Altri 10 anni, o altri 100 si dice in Italia. Grazie a Lionello Cadorin, direttore di EFFE, il nuovo mensile della Brown Editore, che è stato presentato in anteprima assoluta qui a Soldi e che potrete trovare prossima settimana a Rimini, 19-20 maggio, all'IT Forum e subito dopo in edicolo, ovviamente. Grazie a voi. Grazie a Fabrizio Fornezza, direttore generale di GFK Eurisco, uno dei più accreditati istituti di ricerca italiani. Grazie a Marco Girardo, caporedattore economia. Grazie. Di Avvenire, appuntamento con lui se lo volete ascoltare ogni sabato mattina dalle ore 9 sul circuito Radio in Blu con notizie in corso d'economia. E grazie ovviamente ad Angela Maria Scullica, direttore di Banca Finanza e del giornale di assicurazioni. Queste sono le copertine, una dedicata alla consulenza e all'educazione finanziaria, di cui abbiamo molto parlato anche questa settimana qui a Soldi, quella di Banca Finanza, e l'altra dedicata alle generali, il nuovo presidente del giornale delle assicurazioni. Appuntamento con tutti voi, noi ci rivediamo domenica prossima. Ovviamente ci sarà qui anche Erika Del Bianco alle ore 21.30 sul canale nazionale numero 177 di Orion, in tutte le regioni passate al digitale terrestre, ormai sono 10 su 20, in Lombardia anche sul canale digitale terrestre numero 13, quello di Telereporter, in tutta Italia il canale satellitare 864 di Sky, e poi da lunedì pomeriggio ci potete vedere anche su internet sul sito www.solditv.it, oltre che su quello di Orion www.oriontv.tv. Grazie ancora, arrivederci e naturalmente mi raccomando, buona settimana e buon investimento a tutti.